L'8 marzo va ricordato soprattutto per ricordare tutte le donne che prima di noi hanno lottato per i nostri diritti. Sì, secondo me sì, perché è giusto dare un giorno di festività alle donne. È riduttivo che la donna ha valore ogni giorno e non l'8 marzo. Non dovrebbe essere soltanto l'occasione dell'8 marzo per ricordarsi delle donne. C'è sempre da fare per le donne. L'8 marzo ha senso festeggiarlo, non solo l'8 marzo ma tutti i giorni. Non festeggiare, da ricordare, però con delle manifestazioni, non con la mimosa, con i regali o con quant'altro, perché non si tratta di Natale, non si tratta nemmeno del San Valentino. Io ho sempre pensato che la donna vada ricordata sempre, valorizzata sempre. Ha sempre senso e avrà senso anche tra 10 anni, perché bisogna sempre comunque ricordare la donna e che comunque c'è sempre una battaglia dietro. Giusto sicuramente per tutto quello che è successo in passato. Il mondo è delle donne, quindi perché non ricordarlo? Non ha senso ora perché dato l'alto tasso di femminicidio, secondo me è una presa in giro. Non è accettabile che in un paese che si ritiene sviluppato ci sia ancora discriminazione e violenza contro le donne. Penso che gli uomini ancora non rispettino abbastanza sesso femminile, quindi ci sia ancora molto da fare, perché molti uomini ancora non ci considerano uguali a loro. Non abbiamo bisogno della festa delle liberate per dimostrare di essere donne. Ci vuole più ragionevolezza, più educazione, più rispetto. Quello sì. Una festa così è una festa del tutto inutile, perché mi porti i fiori, le rose e a cena fuori l'8 marzo e il 9 marzo mi butti da un balcone o mi fai vivere una vita che non è degna di essere vissuta per gli altri 364 giorni. È oltraggioso. Ogni giorno dovrebbe essere l'8 marzo.